Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a Brand Italia Live. Un caro saluto ad Alessandro Passarello, saluto tutti quanti voi che siete sempre qui con noi e saluto il nostro ospite Jasper Mori. Ciao Jasper, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Grazie Ciao. innanzitutto per avermi qui con voi, è un privilegio, un onore. L'onore ti assicuro che è nostro. Un caro saluto a Francesco, ciao Francesco, Salve caro Sandro, maestro. buonasera a tutti, grazie per il maestro. E nuovamente con noi, ormai diventerà un appuntamento fisso, Milena. Ciao Milena. Ciao a tutti. Ciao, piacere averti qua. Grazie. Jasper, arriviamo a te. La frase di rito, Francesco te l'ha già, insomma, accennata dietro le quinte, è parlaci di te. Va bene, allora grazie mille. Dunque, vi dico subito, sono un po' emozionato, non sono abituato a fare queste cose, quindi se sentite la mia voce è per questo. Dura Dunque, io poco, non ti sono, preoccupare, poi dura ti poco, sciogli. certo. Dunque, io sono 3D artist, 3D generalista anche, game designer e che diciamo lavoro in ambito di realtà aumentata, realtà virtuale e in ambito videoludico. E da un anno collaboro con un'azienda di Milano come technical artist, quindi con Blender e con Unity. Ho cominciato, diciamo, a fare questo circa 3 anni, 4 anni fa, fino a praticamente per 10 anni ho lavorato come cameriere e volevo un attimino cambiare vita. Diciamo, ci sono state altre cose ovviamente in passato che ho fatto, però 4 anni fa ho iniziato a provare a sperimentare con Blender. Ho conosciuto la versione di Blender la 2.70 qualcosa, quindi c'era ancora la vecchia UI, e dopo circa 4 mesi di pratica, di prove, ho provato a partecipare a dei Aspetta, contest. addirittura, Ecco, cioè. sì, è che ho vinto, infatti, che erano dei Ah. contest con soldi e niente, Bella. quindi ho visto che l'ho vinto. Insieme ad altre persone, però l'ho vinto e quindi ho detto: ok, potrei farne diventare un lavoro. Si può fare, sì. Si può fare esattamente. E niente, da lì poi è stato un po' tutto Ottimo, quello la che tua faccio è adesso. un'ottima testimonianza perché sei una di quelle persone che nell'arco di un relativamente breve periodo è riuscita ad avere subito dei risultati, dei ottimi risultati. Chiaramente lo si vede perché io sono rimasto sempre molto, diciamo, preso dal fatto che tu in poco, no, con lo scout tiri fuori la testa di Francesca Andresciani, no, Ecco, Francesca? volevo dire, infatti, se posso interrompervi, io l'altro giorno, ma per caso, io non sono un gran frequentatore di Facebook, però ogni tanto, insomma, vado, vedo questo time lapse e lo guardavo, dico, beh, interessante. Poi me ne sono accorto nel leggere il commento, dico, ma boh, boh. Insomma, non ci volevo credere nemmeno dopo che l'ho letto. Allora, dice, ma sarò. Allora ho chiamato, non mi ricordo chi che era, dice, ma sono ubriaco io? Insomma, ti volevo ringraziare, è stato un pensiero davvero gentile, ecco, mi Vabbè, fa davvero tanto figurati, piacere. figurati, figurati. Grazie davvero. Ma chiaramente tu lavori con lo scout, no? Questo va detto, ma questo amore per lo scout. Allora, diciamo che di la verità non lavoro con lo Sculpt, nel senso che io ogni anno, quando inizia l'anno nuovo, quindi inizia anche il periodo lavorativo, anche decido cosa voglio imparare. Io a dire la verità ho cominciato come environment artist, quindi un po' più sull'aspetto di ambientazioni, perché volevo iniziare a creare un po' diciamo, i miei paesaggi, ambientazioni, dove far poi immergere le persone con le esperienze, diciamo, in realtà aumentata, in realtà virtuale. E poi piano Sono lavori piano. che noi non abbiamo visto, mi pare. No, no, qualcosina ho pubblicato, però vi faccio vedere giusto un paio di cose di quello che ho fatto. E niente, semplicemente che io ogni anno decido su cosa focalizzarmi. L'anno scorso, praticamente, quindi il 2023, ho iniziato un po' più a prendere seriamente il character design perché comunque è una cosa che mi piaceva e perché io, avendo tanti progetti, ho anche progetti personali di animazione e quindi ho detto, ok, voglio creare i miei personaggi. Come faccio?
E allora ho detto, ok, imparo. E quindi da lì semplicemente ho detto, ok, comincio a studiare un po' l'anatomia umana, studiare un po' i volti, quindi anche capire come fare, diciamo, ottimizzare i vari asset, la retopology, tutto il resto. E niente, dopo da lì è semplicemente che durante la giornata cerco di ottimizzare anche quello che faccio, quindi mi dedico 2 ore nell'imparare qualcosa. E quindi ho deciso di prendermi, come c'è lo Scalp January, di prendermi un circa 30 giorni, anche se non sono, ormai sono oltre i 30 giorni, ma ogni Spieghiamo di giorno. cosa si tratta. A Sì. gennaio, scusa, a novembre, no, a gennaio, A scusate. gennaio. A gennaio sì, c'è questa specie di contest che dura tutto il mese, che è tutto Sì. basato proprio sullo Sculpt. È un contest internazionale che, se non sbaglio, viene lanciato proprio su Facebook. Instagram e Facebook principalmente, Sì. e poi però, a dire la verità, allora è anche Twitter, e anche se quest'anno qui chi ha organizzato questo non lo vuole, il prossimo anno non lo porterà più avanti, e quindi sta cercando qualcuno che lo prenda in mano, ecco, come progetto. Ho capito, sì. Peccato Diciamo perché che c'è tanta gente che partecipa. Quindi sì, sicuramente ci sarà un seguito da parte di qualcun altro. Ma assolutamente, io lo consiglio a tutti quelli che cominciano. Io l'ho fatto, dire la verità, ho fatto il primo anno, l'ho fatto, non ho mai pubblicato niente, cioè sono buttati nel dimenticatoio, però li ho fatti ogni giorno ed è stata un'esperienza difficile, questo sì, però quello che impari, perché ho imparato tanto diciamo, la manualità nell'usare la tavola grafica, Si però è vede. anche un modo, grazie. Però è anche un modo per i ragazzi, per chi comincia, per diciamo, essere responsabile, quindi avere diciamo, un obiettivo tangibile. Perché se qualcuno ti dice, ok, facciamo questa gara, ogni giorno devi farlo, diciamo, senti anche un po' la pressione diciamo, sociale. E quindi io consiglio ovviamente a chi comincia di farlo assolutamente questo Sì, tipo di sì, esperienza. sì, sì. Ecco. Noi abbiamo fatto una cosa molto, chiaramente molto più contenuta alla portata dell'attuale situazione della nostra community, che sono i contest. Anche Sì. se sono, i contest sono tutto l'anno, poi c'è il mega contest con i premi in denaro, i premi offerti proprio anche dalla community internazionale, e che sta riscuotendo un certo successo, chiaramente, nella nicchia Italia, ecco. Però capisco di che cosa stai parlando, perché i contest in generale In sono incentiva. un ottimo sistema per mettersi in discussione, per cercare di fare sempre meglio, perché poi giustamente deve essere messo a paragone con gli altri, eccetera, eccetera. I contest sono sicuramente un qualcosa che serve all'utente in maniera attuale. No, beh, assolutamente, ma poi ovviamente uno se vuole lo fa anche a febbraio, marzo, è irrilevante. Io Sì, certo. questa cosa dei volti non è stata proprio per fare lo Scalp January, è stata una cosa mia, e quindi ogni giorno cerco in 2 ore, in un limitato tempo, di fare il più velocemente possibile, diciamo, al meglio che posso. E questa cosa qui ovviamente mi permette di imparare molto di più, perché poi per questioni di pratica, anziché focalizzarmi su interi personaggi e spendere un intero mese dietro a fare un volto, se lo faccio in un giorno ho molta più pratica poi alla fine del mese rispetto a fargli uno al mese, ecco. E quindi ho iniziato a fare questi sculpt, se volete poi vi faccio vedere giusto un paio di cose. Vogliamo, Francesco? Ci sto pensando da un po', però sì, dai. Scusate. Ok. Ok, allora io adesso. Desideriamo vedere quello che fai, Jasper. Non vogliamo, desideriamo. Grazie. Allora. Condividi. Allora, aspettate un attimo. Questo. Jasper, Allora, io ho una adesso. domanda che magari mi Prego. rispondi dopo. Come li colori, se li colori i modelli? Perché ho visto che alcuni. Esatto, questa è una bella domanda. Adesso vi faccio vedere anche qualcosina, quindi arriviamo, vi faccio vedere magari anche qualche progetto proprio di Blender. Allora, io lavoro principalmente solo e esclusivamente in Blender, cioè non uso altri programmi esterni. L'unico programma esterno, al massimo che utilizzo, è un programma di fotoritocco che è Affinity, quindi fa parte della branca Affinity Design, diciamo studio. E per il resto, comunque, tutti i modelli, tutti i lavori dalla modellazione, sculpting, rigging e anche texturing, uso solo Blender. Un po' per scelta, un po' perché, diciamo sì,
non ho mai voluto approcciarmi intanto per il momento a tipo i programmi come Substance Designer, eccetera. Allora, do soltanto una piccola, diciamo, premessa, cioè faccio vedere solo alcune cose. Allora, qui negli shorts ho un paio di sculpt che ho fatto. Immagino che vedete, no, lo schermo? Sì, sì. Primo il più Perfetto. Bello. Il primo è il più bello, sì. Allora, il primo è il più bello ed è questo qui, che non c'è l'audio, va bene. Questo qui sarebbe quello che ho fatto di, del maestro. Il maestro. Ecco, e quindi questo qui è stato il lavoro. E praticamente ho iniziato a fare questa serie di 2 ore e 15 secondi. E ho imparato tante cose, diciamo, vedendo queste, facendo questi lavori qui. Ho fatto questo che era Emma Watson, l'attrice. Alcuni ovviamente ci assomigliano, altri no, perché ovviamente io sto ancora imparando, ecco. Quindi diciamo che piano piano spero di arrivare a un ottimo risultato. Io ovviamente non mostro il mio volto, però per diverse ragioni, però ho fatto anche un autoritratto, quindi potete vedere una versione belloccia, molto belloccia, di me. Ecco, sì, però comunque questa è una... giusto per darvi un'idea anche di chi sono. Ecco. Dunque, questi sculpt qui, quindi faccio questo tipo di lavoro. Per esempio, il prossimo mese inizierò a fare sculpt di 2 ore in 2 ore di corpi e basta. Quindi cercherò di fare il più velocemente possibile un personaggio dall'inizio alla fine in 2 ore. E per fare appunto pratica, per migliorare ovviamente in maniera ottimale, ecco, si intende. E una cosa che infatti ho fatto è stato, prima di cominciare a lavorare con Blender, ho imparato ad imparare. Ho studiato come si studiano, come si imparano, come si ottimizza praticamente il tempo e quindi anche come si... diciamo, l'obiettivo era quello di avere più progressi possibile. E questo qui è quello che sto facendo proprio in funzione di questo. Allora, io, giusto così ve lo dico, io qui ho un canale, diciamo, su YouTube. Ci sono anche dei video, diciamo, dietro le quinte per chi è interessato, per vedere un po' come faccio. Adesso, io ho cominciato con questo. Faccio vedere un po' di lavori, se vi va bene. Posso? Certo, Che domanda. Grazie. Allora, io ho cominciato come environment artist, quindi ho iniziato a realizzare un po' questa sorta di concept. E sono stati, alla base ho scelto dei temi, ho scelto forme geometriche con elementi organici, in questo caso qui una rosa, e poi con un elemento che era, in questo caso qui, corrente elettrica, circuiti. E quindi ho cercato di, sempre questo è fatto in Blender, ho... pensato a un tipo di mondo che potrebbe essere, mi piaceva lo stile isometrico e quindi ho creato questa, sì, questa struttura qui. In caso, se volete, ho comunque giusto un dietro le quinte piccolino. Ma... poi, andando avanti, ho fatto un trittico, quindi c'è questo che si chiama De Rosa, molto originale, ma questo qui è un altro, quindi in questo abbiamo forme quadrate, in questo abbiamo forme sferiche, questa si chiama Orange, che quindi richiama appunto l'arancia. quindi mi piaceva l'utilizzo appunto dei colori, quindi creare una bella palette, quindi qualcosa di, diciamo, di visivo e di interessante. E poi l'ultimo, forme appuntite, questo era Kefrem, ovviamente dalle piramidi, e qui ho utilizzato una parte, diciamo, di smoke, anche se poi quello non è fumo, ma è uno shader. Diciamo, è stato una cosa, uno dei primi lavori. Poi, in stile contest che ho vinto, che però non posso mostrarlo perché purtroppo quello è sotto NDA, quindi non posso mostrare quel tipo di cose purtroppo, però è stato vinto insieme ad altre persone ed era per la SAP. SAP è un'azienda in Germania, una multinazionale che sviluppano intelligenza artificiale e gli servivano qualcosa per il marketing. Però sullo stile di quello, sempre in Blender, ho fatto anche per un'azienda che però questi erano per contest che non ho vinto, ma erano una cosa interessante, per il Bombay Sapphire. E qua arriviamo alle animazioni, aspettavo proprio questo. Sì, queste sono alcune delle cosette che ho fatto proprio per, diciamo, per Bombay Sapphire. Ovviamente era per il contest, quindi non è che sono stato selezionato. Mm-hmm. Però era comunque... era per mostrarvi anche un po' le cose che ho fatto in Blender, che erano interessanti, sì. Che... è stato, diciamo, molto divertente un po' creare questi shader, queste cose qui. Sì, l'animazione è stata una cosa molto che, diciamo, piano piano ho integrato, ovviamente, perché avevo cominciato come motion designer anche, quindi facevo cose un po' più, quel tipo di animazione lì, un po' più pratiche, ecco. Sempre come
modelli, poi ho iniziato a realizzare questo tipo di modelli, che questo è un modello che poi viene usato come filtro in realtà aumentata, che potete anche provarlo su Instagram, e adesso vi faccio vedere giusto il video di come funziona. Sul mio canale sempre trovate come è stato fatto tutto il modello, quindi dall'inizio alla fine c'è la fase di il block out, la scultura e tutto quello che vedete qui nel titolo. E il lavoro è questo qui, filtri, no scusatemi, breakdown, pardon, no, vuoi vedere che di questo è l'unico che non ce l'ho? No, no, non è qua, scusatemi, questo qui era, eccolo qua. Quindi questo qui è un filtro dove appunto in realtà aumentata col telefono uno posiziona questo elemento e appunto si crea quell'effetto dove si entra dentro e poi si può ingrandire, rimpicciolire, ed è una cosa carina. Perché in realtà lo sfondo che noi vediamo è l'immagine reale di vita vera. Sì, è un parcheggio, sì. Esatto, sì, quello lì lo potete... Ecco. Sì, la realtà aumentata come la realtà virtuale è interessantissima, proprio perché si può... Adesso ho visto che stanno facendo anche gli occhiali, la Ray-Ban proprio sta lavorando su questo. Li sto aspettando, infatti. Anch'io, perché ti daranno tante, veramente tantissime informazioni, e saranno degli occhiali smart che ti permetteranno non solo di avere le informazioni probabilmente, ma anche di avere, per esempio, correzioni di visus immediate, gradualità nella correzione del visus. Cioè, io mi aspetto davvero anche da questo tipo di settore grandissime cose, che poi vanno a braccetto con, appunto, con la tecnologia attuale, perché noi prendiamo uno smartphone, prendiamo un occhiale come quello, come questo qua, occhiale del futuro smart, d'accordo, li colleghiamo insieme, è la fine, l'apoteosi. Cioè, noi riusciremo a collegare la realtà virtuale con l'aumentata, perché in realtà la realtà aumentata, secondo me, ha un'importanza molto più elevata rispetto a quella virtuale, perché in quella virtuale è vero, tu entri dentro un mondo, sei dentro un mondo, eccetera, ma hai serie difficoltà a poter interagire con il mondo reale. Quindi io ho un muro nella realtà virtuale, non ce l'ho fisicamente davanti a me o viceversa. Penso di avere campo aperto e in realtà poi mi trovo il muro di casa e lo sfondo, no? E finisco in ospedale. E questo non va bene. Mi stanno disfando i mobili. Vabbè. E poi magari si potrà avere sicuramente magari un occhiale che ti permetterà di mappare l'intero ambiente e poi magari non solo di entrare in modalità aumentata, ma di entrare proprio in modalità, vera e propria modalità virtuale. Sì, sì, ma assolutamente, infatti anch'io sto aspettando che arrivi quel momento lì. La realtà virtuale, a dir la verità, a me piace, mi affascina molto, però anche dei vantaggi rispetto alla realtà aumentata, e infatti io lo sto vedendo più che altro per quello, perché la realtà virtuale viene processata dal nostro cervello come un'esperienza vera e propria, cioè quindi come se noi l'avessimo fatta. E quindi le applicazioni, per esempio, in campo medico, anche per aiutare le persone a superare delle paure, delle fobie, per me è una cosa molto, molto bella. Ecco, quindi anche io non vedo l'ora che arrivi il momento in cui non devo più tenere le cose magari in mano, ma posso avere gli occhiali. Tu hai detto questo, io non mi ricordo, in passato vidi proprio un filmato di alcune persone che venivano curate per problemi di vertigini, soprattutto, no? Perché tu credi agli ambienti in quota, queste persone si terrorizzano fino a quando poi non si abituano e comincia il processo, diciamo, di risoluzione magari di questa problematica. Ma chiaramente impiego medico, impiego sulla sicurezza, sul posto di lavoro, cioè c'è campo aperto dappertutto. Spero solamente che in Italia riusciamo a svegliarci, perché... Noi ci siamo, noi ci rendiamo conto che in Italia abbiamo le eccellenze, ma soprattutto abbiamo un grandissimo gap in termini di informatica, no? Io mi ricordo nel 2000, no? Quando già si parlava abbondantemente e i primi cominciavano a prendere, diciamo, la piccola massa cominciava ad avere a che fare con il 3D, in Italia non gliene frega niente a nessuno, perché l'Italia è
quella nazione dove quando è stato introdotto internet ha detto ma non serve niente, non ci interessa, non serve. E poi sforniamo eccellenze. Beh, io mi ricordo che facevo un'interurbana, chiamavo fino nelle Marche da Bologna per potermi connettere con 2004, non mi ricordo se era 2004 o 2600 il mio primo modem. Quindi questo quando in America avevano già la T1, la T2 e la T3. Però il mio impegno c'era. Sì, arriverà ovviamente anche da noi, quindi queste cose qua è solo da aspettare, penso. Io adoro gli artisti che abbracciano i due grandi rami della modellazione tridimensionale, quindi l'organica e la geometrica. Questo è fantastico, secondo me è proprio davvero un'alchimia. Io veramente conosco tantissima gente, ma io per primo, che è bravina in qualcosa, ma è un disastro in un'altra, quindi... Quando vedo gente come te, Jasper, che riesce a lavorare con naturalezza in tutti e due gli ambiti, non è male. Questo è un personaggio realizzato per... Allora, questo è un personaggio di un gioco che fa parte di questo gioco qui, della Riot Games, che si chiama Valorant. Sì. Io sto facendo questo personaggio qua, diciamo un po' per studiare, analizzare, perché magari molto spesso mi piace, diciamo, scomporre quello... che hanno fatto, diciamo, i più bravi, per imparare. E in questo modo qui posso non solo imparare, ma anche insegnare, perché a me piace molto insegnare ai ragazzi in generale, comunque le persone, e lo trovo sia, diciamo, per creare linfa nuova, ma anche per imparare meglio, perché poi quando si insegna si è in grado di capire le cose, ecco. E quindi anche per creare appunto dei contenuti sul mio canale, perché vorrei fare proprio questo, quindi sto... documentando tutto il passaggio dall'inizio alla fine di creazione di questo personaggio. Poi, come progetto personale, vorrei fare una piccola animazione omaggio per questa azienda, perché, diciamo, tra i propositi che vorrei lavorare per un'azienda come questa, o comunque simile a questa, in questo ambito qua. Quindi è un modo per costruire un po' il mio portfolio, se vogliamo. Che è fondamentale. Qui era per rispondere a Milena, che mi ha chiesto come faccio i lavori, le texture e tutto il resto, e lo faccio praticamente in Blender. Questo qui è il modello praticamente, adesso sperando che non mi crashi, questo è il modello che viene fatto, e poi la texture, questo qui verrà fatta per metà in texture paint, quindi come vedi adesso, questo qui, adesso vediamo se riesco a trovare la texture, che devo ricordarmi qual è, sì, la 3, quindi siamo su 3, eccola qui. È praticamente questa che poi viene decorata, ed è questa quella che tu vedi in questo momento. E questa qui ovviamente è un mix tra sia texture sia modello, e dove appunto cerco di ricreare quello che è il soggetto, che sarebbe questo qui. E in gioco sarebbe questo, in gioco nel loro mondo, nell'animazione sarebbe questo, e io sto cercando appunto di fare una versione in Blender. Ecco, quindi diciamo... questo è sì, uno dei lavori a cui sto lavorando. Oltre a questo, poi faccio magari anche, sto lavorando con un ragazzo, lui è un programmatore, sviluppatore di giochi, e lì io sto facendo proprio il character designer, quindi ho finito di fargli i personaggi, e lui sta sviluppando un open world RPG praticamente, che ha un sistema di combattimento in stile scacchiera, tipo come un Final Fantasy per intenderci, e tra l'altro dovrei avere qualcosina giusto per far vedere. Però è una cosa, appunto, questo qui questo qui sono soltanto alcuni degli screenshot, diciamo, del gioco, ovviamente va ancora riempito, lui sta ancora lavorando sopra, e qui ovviamente qua viene tutto quello che poi ho appreso dall'ottimizzazione, diciamo, del creare degli asset e importare dentro il motore di gioco di Unity, e ho speso, diciamo, questo ultimo anno qui proprio a capire come massimizzare le performance proprio per l'ambiente di gioco, ecco. E, niente, quindi questi qua comunque sono alcuni dei miei lavori. Non so se ci piace, Francesco. Sì, ci piace molto. Ti volevo chiedere una cosa, ma tu a livello di studi, cioè quando il tuo percorso scolastico sì. Era qualcosa di artistico o qualcosa no. Che è successo dopo? Insomma, allora,
Grazie per avermelo chiesto. No, nel senso, mi ero preparato un discorso tutto e mi hai fatto entrare proprio in gamba tesa. No, allora, a dir la verità, io ho studiato lingue e poi finita lì. Nel senso che dopo il 2000, io ho finito più o meno nel 2008, poco prima, ed c'è stata la crisi economica, quella che c'è stata nel 2008, e ho iniziato a lavorare in albergo. E poi cosa è successo? Che insieme ad un mio amico, un mio caro amico, era l'anno in cui sono venute fuori le DSLR, le Canon, le EOS, quelle nel 2010 per intenderci 11, e abbiamo detto, ma facciamo come un po' tutti, facciamo video. Lì ho imparato un po' tutto quello che c'è stato, sai, video editing, un po' di ritocchi, un po' di ripresa. E cosa è successo? Che in quegli anni, mentre che lavoravo, studiavo anche un po' da autodidatta musica, e poi cosa è successo? Che vivo in un ambiente, io vivo in Friuli Venezia Giulia, e trovare delle location, trovare delle persone con cui fare dei lavori era difficile. E quindi a quel punto lì, circa 4 anni fa, ho detto, sai che c'è? Me li creo io. Come faccio? E quella volta lì vedevo tanti video tutorial così a caso di Blender, ho detto, bom, comincio. E quindi adesso sono arrivato al punto, dopo diciamo 4 anni, che ho piano piano capito cosa voglio fare. E adesso che sto iniziando a impostare i miei progetti, quindi i miei corti, diciamo, di animazione, quindi vorrei proseguire con quello, ecco. Però sono autodidatta, quindi non ho mai, diciamo, è stata una cosa che... Sì. Bravo. Da autodidatta, no? Quanto sì. Ti ha aiutato Francesco? No, perché... no, io qui non c'entro niente, te lo dico già. No, allora certo. Allora, è anche vero una cosa, che il concetto di autodidatta ormai adesso, diciamo, non esiste quasi più, perché io, per esempio, vi avevo detto, ovviamente, dietro le quinte, io prima di fare questo facevo anche magie, spettacoli di magie, facevo quello. E io, diciamo, facevo parte della generazione dove non c'era ancora YouTube, quindi molte cose io andavo in biblioteca per impararle, come molti della mia età, ecco. E quindi diciamo che l'autodidatta forse una volta aveva un po' più senso, quindi ti mettevi da solo. Adesso, avendo tanto a disposizione, avendo anche canali come il vostro, quindi Blender Italia, avendo anche Francesco che fa tutti quei tutorial, diciamo, è cambiato un po' la parola. La vita è un po' più facile. Sì, per alcune cose è un po' più facile. Io ci sono dei metodi per imparare molto più velocemente, che dove sfrutti l'essere autodidatta e in più anche seguendo dei tutorial, e ci sono delle cose che vanno fatte per proprio massimizzare i risultati. Però sì, diciamo che comunque è un po' più facile, quindi effettivamente non posso definirmi totalmente un autodidatta, perché comunque avendo magari anche Blender Guru, che praticamente sì, ti mette la pappa in bocca, ecco, diciamo che piano piano è solo una questione di applicarsi e basta, e quindi posso definirmi parzialmente autodidatta. Ecco. È particolare, quando abbiamo iniziato noi, quando eravamo ragazzi io e Francesco, avevamo sete, cercavamo le risorse, sì. Non ce n'erano tante in rete, no? Oggi spesso purtroppo abbiamo a che fare invece con tantissime persone che tu gli dai, ti spremi, no? Cioè tutte le esperienze che hai fatto la metti sul piatto, e poi vedi un sacco di gente che magari molla oppure sì. Che non prende sul serio. È un peccato, perché guarda, io quello lo definisco una cosa importantissima, io lo definisco come quando vai a fare una corsa campestre o vai a fare il triathlon, diciamo, è la preselezione per piazzarti sulla linea di partenza, ovvero l'impegno. Perché molte persone hanno la passione per una cosa, però avere l'impegno, dire ok, sacrifico la serata fuori con gli amici e mi metto a fare quello è una cosa che, diciamo, seleziona un po'. Esatto, impegno, ma anche la costanza nell'impegno, sì. Nel senso che non ti arrendi. Molte persone magari ci si buttano per un mese, 2 mesi, 3 mesi, poi lasciano. Invece, se riesci a perseverare per anni, puoi fare qualsiasi cosa, secondo me. Certo, sì, infatti anche questo, ecco, come cosa... Bisogna anche un attimino dare tempo alla propria mente di aspettare che scatti quella molla, perché quando uno studia grafica tridimensionale in generale,
Allora, o ha una predisposizione importante per poter gestire la modellazione tridimensionale, avere anche visione futura di come dovrebbe venire il modello, oppure comunque anche occhio nel guardare i particolari still life, quindi il bicchiere, lo spessore, la lucentezza, la luminosità e quant'altro. Oppure cominci a lavorare, cominci a studiare, cominci a darti da fare fino a quando nella mente non scatta qualcosa che ti apre questo tipo di visione. Sì, deve esserci ovviamente sempre la passione, quindi sicuramente quello aiuta, ecco. Però io incentivo ovviamente tutti quelli che hanno giusto la passione che avrebbero sempre voluto imparare, ma non so, qualcuno gli ha detto che non erano portati. Io sono il primo a dirgli potete farlo, e infatti io seguo molti ragazzi che sono però, vivono in Germania, vivono in India, vivono in Inghilterra, che mi contattano, io quindi diciamo li insegno. Il fatto è che, come si dice, molti di questi ragazzi non hanno mai imparato ad imparare. E quindi il problema è che loro magari utilizzano, molti dicono, non riesco a fare, non sono capace. E il problema però per questi ragazzi qua, molto spesso, o ragazzi anche adulti, perché ovviamente anche chi è un più là con l'età lo può fare. Il fatto non è che uno è incompetente perché non è in grado di farlo, sono due le cose, o non ci si impegna, o altrimenti. Il metodo che utilizza per imparare non è corretto. E questa è una cosa che io, diciamo, credo fortemente, perché io sono cresciuto innanzitutto sono cresciuto in un ambiente dove non sono mai stato supportato in queste cose qua, quindi è stato abbastanza, diciamo, faticoso. A chi lo dici? Noi ci abbiamo messo tantissimo tempo per imparare perché non avevamo delle guide, quindi un pochettino abbiamo dovuto veramente, soprattutto io e Francesco, no, Francesco, che parliamo male, leggiamo male l'inglese, è stata una doppia fatica. Quindi Certo. siamo arrivati molto lontani. Io, per esempio, no, io magari sono più giovane di Francesco, quindi io ho ancora delle chance, ma Francesco ormai è arrivato. Sì. Guarda che sono più giovane io, che sono nato un mese dopo. No, però. Io ci penso sempre al fatto che, ecco, che se avessi avuto le risorse di oggi, magari oggi chissà, no? Guarda, il mio mantra che utilizzo io è questo: non importa i mezzi che hai a disposizione, ma come li sai usare. Io fino a prima vi ho detto che, per esempio, questo lavoro qua l'ho fatto molti dicono non al computer. Io questo lavoro qui l'ho fatto con il computer di 12 anni fa, quello che vi ho accennato, che l'ho cambiato ad ottobre. E l'ho tirato praticamente, è stato tiratissima come cosa. Però, diciamo che anche è una questione di dire, ok, non guardare quello che non hai, ma guarda come sai sfruttare quello che hai a disposizione. E Esatto, tantissime persone fanno cose bellissime anche con esatto, con niente. possibilità, diciamo, relativamente potenti. Ecco, e l'altra cosa è stata una cosa che mi è rimasta in mente perché io sono cresciuto con la generazione dove mi dicevano la pratica rende perfetti. E però è un problema questo, perché la pratica non rende perfetti, la pratica rende costante. E io quindi anche per questo faccio questi scalcoli, perché se uno inizia a dipingere un muro e lo fa per 10 anni, non imparerà a fare anatomia umana, diventerà un maestro nel pitturare il muro. Certo. Però questo come va vale sia nelle cose positive, vale anche in quelle negative, perché se tu fai un lavoro, adesso scusatemi, non vorrei dire una parola, ma fai un lavoro di merda, di cacca, ok? Se tu fai il lavoro male, tu fra 10 anni non imparerai a farlo bene quello, diventerai un maestro nel farlo male. Cosa vuol dire? Che Vero. sarai mo molto più veloce, sarai molto più efficiente, ma non vuol dire che sarai efficace. E quindi io per questo dico a molti ragazzi, quello che tu stai facendo non è perché tu sei incompetente, ma perché forse il modo in cui lo fai è sbagliato. E quindi questa è una cosa. Ultimamente è un periodo un po' negativo perché ho avuto delle vicende, però sai com'è? Che quando in Italia, no, fai male, sei la persona giusta. Sì, c'è quel detto lì, sì, c'è un detto famoso, mi pare che qualcosa di simile, ecco, in sostanza. Però comunque sì, io diciamo a tutti quelli che poi mi contattano, io sono sempre disponibile, ma in generale, però comunque sì, incentivo ai ragazzi che vogliono fare, quindi che possono fare queste cose qua, che lo facciano senza preoccuparsi e senza aver paura, ecco. Comunque, Jasper, se Basta. ti piace insegnare,
qui trovi certo. Le porte aperte. Ma molto aperte. Volentieri, molto volentieri, molto volentieri, molto volentieri. Bene, bene, questo molto volentieri ripetuto 3 volte significa sentiti con Francesco, perché assolutamente come funziona un po' la formazione nell'associazione Blender Italia per tutta la community, per l'Italia, per la formazione in generale, va bene? Certo. Io ti ringrazio di cuore per essere intervenuto qui con noi. Grazie a voi. Vedete la live. Spero di averne un'altra live dove magari vi mostrerò gli obiettivi che ho raggiunto, vi mostrerò molte più cose, sarà molto volentieri. Ma guarda, io spero, noi parliamo con tante persone, insomma, hai visto, abbiamo fatto tante dirette ormai in questi ultimi anni. E spero sempre che qualcuno mi contatti e mi dica Alessandro, guarda, se facciamo una diretta io ti racconto l'evoluzione rispetto a quando ci siamo lasciati. Magari mi piacerebbe tanto. Jasper, quindi chiaramente è un invito aperto a dirmi ci sono delle novità, le vorrei raccontare. Molto volentieri. Noi chiaramente ci organizziamo e avremo veramente gioia di sentire quello che ci dici, va bene? Molto volentieri, va bene, perfetto. Bene, un caro saluto al maestro Francesco, con il quale ci vediamo fra veramente 2 minuti contati, un caro saluto a Milena, con la quale ci vedremo fra 2 minuti contati, perché adesso finisce il Blender Italia Live e inizierà in diretta con Milena. Mi sembra che lo facciamo apposta. L'altra volta... È facile! Ma io lo faccio apposta perché voglio che lo dica lei. Con Milena, ho fatto anche spam nei commenti. Sei stata bravissima. Adesso chiudiamo col Blender Italia Live, salutiamo tutti gli amici che sono intervenuti anche questa sera e ci vediamo con il Blender Italia Live venerdì prossimo. Non andate a dormire, ma collegatevi sul canale YouTube di Milena Nosari visto proprio perché è ancora nuova, diciamo, è solo la seconda puntata, vogliamo scrivere in chat il link oppure comunque per trovarti. Come ti trovano il tuo canale? È My3dApple, giusto? My3dApple, @My3dApple, ma vi ho messo nella chat privata il link se volete. Lo puoi fare lo giro nel o anche in descrizione del video potete farlo del live, poi così si... No, in realtà non edito le descrizioni del video perché sarebbe un lavoro mostruoso, cioè, okay. Ma Alessandro è una cavolata, in realtà ho veramente pochissimo tempo per fare un po' tutto, quindi non mi dedico, tante cose le tralascio, sicuramente è rando, come si suol dire. Certo, ma io mi preparo i template, così lo puoi fare magari in casa. È vero, bisogna solo organizzarsi un po'. E lui non fa mai niente, in realtà, arriva sudato, ma... Va bene. Ti vediamo in diretta con Milena sul canale di Milena Nosari, fra quanto, Milena? Nosari, alle 22:50 con Luca Malisano. Hai detto il cognome perché pensavi che me lo fossi scordato. Nosari. Ecco. Va bene, grazie mille ragazzi per questa live. Grazie, un caro abbraccio, ciao caro. Sentiti con Francesco, ciao. Assolutamente, ciao. Ciao a tutti.